Sì, noi siamo rimasti esterrefatti di fronte all'annuncio del sindaco di un ritorno indietro, di una cancellazione di questa ciclabile, che secondo noi è stato un esperimento altamente positivo. Innanzitutto contestiamo che il ritorno indietro non è motivato con alcun dato tecnico emerso dalla sperimentazione. Non sono stati forniti numeri sull'uso e secondo noi è perlomeno raddoppiato se non triplicato rispetto alla situazione precedente. Non è stata valutata la diminuzione dell'inquinamento, non è stata valutata la presenza di eventuali criticità, non abbiamo notizia di incidenti avvenuti né per quanto riguarda i ciclisti, tantomeno i pedoni e le automobili in Corso Italia. Quindi non crediamo sia motivata questa decisione di smantellare la ciclabile. Inoltre il problema è anche che il sindaco aveva annunciato una consultazione della popolazione che non c'è stata, ma ha deciso solamente in base agli umori presenti in una parte della maggioranza che lo sostiene. Certo, il progetto non è nuovo, ha 20 anni, non è mai stato applicato interamente se non in piccole parti sue. Dal punto di vista legislativo dovrebbe essere aggiornato ogni 2 anni, ma aggiornamento una cosa, approvazione un'altra. Questo progetto di fatto esiste ed è valido. Di conseguenza basterebbe una sua applicazione, perché prevede comunque un'ampia realizzazione di percorsi ciclabili che coprono la gran parte della superficie urbana di Gorizia. Oggi, soprattutto dal punto di vista della mobilità verso le scuole, per esempio, molti genitori non si sentono sicuri di mandare i propri figli in bicicletta a scuola. Li portano in macchina fino davanti, generando un traffico indotto, e faccio solo questo esempio, ma potrei farne altri, generando un traffico indotto quando potrebbe essere risolto creando dei percorsi protetti per i ragazzi e i bambini verso le scuole. Così manterrebbero una loro autonomia di movimento e non ci sarebbe tutto questo traffico non necessario in città.